Ecco, l'agricoltura biotecnologica da parte di questo ministro nigeriano dell'agricoltura è vista come una risoluzione. Anzi, questo ministro nigeriano dell'agricoltura attacca radicalmente noi europei, i quali lanciamo le nostre crociate contro gli OGM, perché dice: voi non conoscete la situazione. Per esempio, non conoscete la situazione della Nigeria, non conoscete i milioni di persone che muoiono di fame ogni giorno e che magari troverebbero una risposta alla loro richiesta di, come dire, di fame, richiesta di roba da mangiare, di cibo, grazie a queste coltivazioni OGM. Queste coltivazioni, cioè, si potrebbero, per esempio, selezionare dei cereali che possono resistere e possono crescere anche in condizioni climatiche non molto favorevoli, come quelle, per esempio, della Nigeria. In questo modo si risolverebbe il problema della fame. Dice, andiamo alla fine di questo articolo, state zitti, per favore. Oh, adesso tutti quelli che parlano prendono meno, così vediamo se la smettiamo. Anche quelli che scrivono sul banco, albero e mascolo. Allora, dice alla fine di questo articolo questo ministro nigeriano: non vogliamo che ci venga negata questa tecnologia con la malintesa nozione che non conosciamo i pericoli futuri. Dice: voi ci prospettate i pericoli futuri dell'utilizzo degli OGM. Fate tanti discorsi teorici, voi europei, eccetera, ma non capite qual è la nostra situazione. Noi abbiamo un problema immediato che riguarda il presente e non riguarda il futuro. Li conosciamo i pericoli futuri. Sappiamo che questi metodi devono procedere con ricerca e cautela e anche che le biotecnologie applicate all'agricoltura sono ritenute sicure ed efficaci da enti rispettabili come lo United States National Research Council. Ecco, una ricerca infatti di questo United States National Research Council avrebbe dimostrato la bontà dell'utilizzo degli OGM, lo dice prima nell'articolo, adesso non riesco a trovarlo. Poi ancora, il londinese Nuffield Council on Bioethics, poi ancora l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, la FAO e un'altra organizzazione internazionale hanno dimostrato che l'utilizzo dell'agricoltura biotecnologica è efficace per contrastare la fame. Dice quindi questo ministro nigeriano: vogliamo procedere con prudenza e riflessione, ma vogliamo avere l'opportunità di salvare la vita di milioni di persone e cambiare il corso della storia di molte nazioni. È un nostro diritto e non può esserci negato da chi coltiva l'idea sbagliata di avere il diritto di imporci i suoi valori. Basta. Nell'articolo seguente invece, che è scritto da Gianni Tamino nel 2004, invece si spiega di come c'è effettivamente il rischio e il pericolo che l'utilizzo degli OGM porti incontro a delle malattie che noi adesso non conosciamo bene. Per esempio, potrebbe esserci una modificazione della flora batterica del nostro intestino, oppure ancora, una decina di anni fa, 15 anni fa, si sapeva benissimo che le mucche erano nutrite anche con delle farine di origine animale. Le mucche sono nutrite con farine di origine animale, vuol dire quindi che, tra virgolette, mucche morte, tritate, triturate, polverizzate, costituiscono una buona percentuale del mangime che viene dato alle mucche vive. Questa cosa, una cosa assolutamente innaturale, però questa cosa era giustificata per questioni economiche. Che cosa si è scoperto poi? Esattamente quello che stava dicendo Invernizzi. Si è scoperto poi che questo era all'origine del morbo della mucca pazza, BSE.
E quindi si è scoperto però solo dopo molto tempo, dopo molti anni e decenni che si continuavano a nutrire le mucche anche con farine animali. E allora questo articolista, questo opinionista, questo tale Gianni Tamino dice: probabilmente accadrà la stessa cosa anche con gli OGM. Noi adesso utilizziamo gli OGM, ma non sappiamo quali sono le malattie a cui andremo incontro e che magari si evidenzieranno solo fra parecchi decenni, fra parecchi anni. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.